c'è una grande officina che è quella di Bernassoli, con il soccorso anche in autostrada, con i carri attrezzi, c'è un grande distributore che ha anche il GPL, c'è un'area che io ho sempre desiderato che diventasse un luogo dove costruire un albergo, un ristorante, un vero e proprio autogrill per dare un servizio alla montagna e anche per coinvolgere le tante persone che frequentano l'Alta Valtaro, magari per i funghi. È un desiderio che ho in animo da diverso tempo, speriamo che vada avanti. Per il momento, grazie al buon cuore di alcuni imprenditori, ho cercato di farlo pulire, mettere in ordine, rendere appetibile questa zona e soprattutto dare il senso di un'unione fra il distributore e l'autofficina, perché sono tutti posti di lavoro molto importanti nelle nostre zone. E poi il disordine anche nelle periferie dei paesi, dei piccoli paesi di montagna, forse sta più male che in città. Vuole essere un esempio e spero di essere seguito anche da altri che tengono in ordine i loro terreni, i loro cortili, i loro piazzali. Questo diventerà un bel piazzale e in pratica l'officina sarà unita al distributore, sperando che al più presto si trovino degli imprenditori che realizzino un investimento che considero molto produttivo per la montagna, per questa zona, per gli investitori, perché è una zona di grande traffico, essendo sulla nuova superstrada che dal casello di Berceto arriva a Borgo Taro.